Perché nella propria impresa, nel proprio lavoro, c'è un punto che non è letto dal perseguimento di un interesse esclusivamente personale. Uno, nel rapporto col proprio lavoro e nell'impresa, vive un rapporto con l'infinito, con l'ideale, con qualcosa di buono che serva a sé, che serva alla famiglia, che serva ai collaboratori, che serva al territorio. Questo è evidente, magari inconsapevole, però c'è, guardandolo, c'è, perché non si spiegherebbe altrimenti. E l'altro aspetto rilevante è la percezione, e questo si vede benissimo dall'impresa familiare, la percezione che la consistenza dell'io è in un legame, che la verità dell'io, la bellezza di un'esperienza personale non può prescindere dall'altro, per cui uno vive, cioè il miracolo della nostra piccola impresa, dietro c'è la famiglia, magari la moglie non era fisicamente presente, ma era totalmente parte dell'impresa e la ricchezza è stata creata dalla solidità del nucleo familiare, proprio perché c'era il senso del compito da portare avanti per sé, per i propri figli e per le persone che lavoravano con loro. Si vede anche dal rapporto con i collaboratori. Quanta gente sta cercando di non licenziare per il tipo di rapporto e di legame che vive con il lavoratore, con la consapevolezza che lui comunque sia è una risorsa, che l'azienda non può perdere, è una ricchezza umana. E c'è anche il legame con il territorio, perché uno, anche inconsapevolmente, si rende conto che la propria attività ha un valore sociale, perché su quel territorio crea una ricchezza che non è solo per lui, ma anche per altri, per quelli che ci lavorano, per i clienti, per i fornitori, per questo giro economico virtuale che porta un bene a tutta la comunità territoriale, per cui vediamo tanti che sono anche impegnati in attività. Quanti imprenditori sono impegnati in attività del terzo settore? Ce ne sono tanti. Oppure quanti lavoratori che lavorano nelle aziende sono impegnati in attività del terzo settore? Perché si respira un clima, si respira una cultura. Ecco, questo è il punto di forza, che è un altro modello culturale rispetto a quello che ha provocato la grande crisi, che ha creato negli anni il miracolo della piccola impresa in Italia e nel nostro territorio, e che se lo recuperiamo, lo viviamo e lo ravviviamo fino in fondo nella sua vitalità, può costituire la risorsa per ripartire, per vivere questa situazione oggettivamente difficile dentro un percorso di costruzione possibile. Quale percorso? Il percorso deve confrontarsi sicuramente in un contesto che nei prossimi anni avrà tre caratteristiche sintetiche. La prima, sicuramente, la stagnazione dell'economia permarrà. Cioè le quote di mercato che abbiamo visto negli anni scorsi non le vedremo più. Quindi, come diceva prima Pio Antoniozzi, il mercato bisogna andarlo a cercare, perché non sarà così grande come dimensioni come è stato fino adesso. La stagnazione ci sarà e continuerà negli anni. Prima di ritornare ai livelli drogati della situazione pre-crisi, a mio avviso passeranno molti anni. Secondo, la restrizione creditizia continuerà in maniera forte. Perché? Perché per i dati di cui davo prima, e anche perché chiaramente tante aziende cominciano a scricchiolare e da parte delle banche c'è un'attenzione alla gestione del rischio e quindi necessariamente c'è questo tipo di politica. È un dato di fatto. Non prendere atto che la restrizione creditizia e che la stagnazione di mercato non sono fatti episodici, momentanei, ma saranno fatti abbastanza strutturali nei prossimi tempi, è un dato di realtà di cui, se non ne prendiamo coscienza, non ci sono le condizioni per fare alcunché. C'è solo da attendere la fine. E il terzo punto è la crisi di alcuni grandi gruppi. Questo dobbiamo prenderne atto, che è un dato abbastanza irreversibile. Lo dico anche in una situazione in cui i grandi gruppi hanno avuto qui un'importanza importante, creando tutto un fenomeno di terzismo collegato che ha contribuito a creare la ricchezza del territorio.
il grande gruppo, soprattutto che ha delocalizzato in certe situazioni, necessariamente gestirà la situazione andando a ridurre la presenza in alcune situazioni. Quindi chiaramente noi auguriamo lunga vita ai Merloni, auguriamo lunga vita ai Della Valle, cioè siamo, tifiamo per questi tipi di aziende, però non possiamo in qualche modo piegarci e concentrarci solo di vivere di luce riflessa, perché il futuro o c'è uno sviluppo di una classe imprenditoriale che riprende, che ravviva, che ricostruisce dal basso, oppure si rischia di trovarsi come in altre situazioni, per esempio la situazione dell'Ascolano, dove sono arrivati le grandi multinazionali e adesso stanno andando di tutto via, con una carenza di una classe imprenditoriale locale. Quindi, come diceva il Presidente Marini, cioè, il nostro compito è realmente quello di preservare, sviluppare, conservare uno spirito imprenditoriale che è la ricchezza di un territorio, perché è lo sguardo di un uomo che vede, che vive il rapporto con la realtà osservando un'opportunità e rischiando perché questa opportunità venga fuori e sia oggetto di una costruzione che diventi una possibilità per tutti. Quindi abbiamo questo compito storico decisivo per il futuro, che questo spirito, che un uomo che sia capace di guardare con la realtà, non ripiegato su se stesso, non ripiegato sui propri diritti, non ripiegato a pretendere, non addossare allo Stato tutto quello che gli deve garantire. Ecco, non abbiamo bisogno di questo uomo, noi abbiamo bisogno di un uomo libero e responsabile, che sia educato a guardare la realtà cogliendo le opportunità che la realtà dà e che sia educato a rischiare in questo rapporto con la realtà assumendosene le responsabilità. Solo un uomo così può costruire. Da questo punto di vista, sicuramente in prospettiva, ove possibile, bisogna passare dal terzismo al protagonismo imprenditoriale. Non che il terzismo non va bene, sicuramente, cioè, noi ci auguriamo che i grandi gruppi permangano, si sviluppino e non mollino, però dobbiamo avere sempre la preoccupazione che dei protagonismi imprenditoriali diretti si affermino e si sviluppino. E l'altro punto fondamentale, e lo dico anche in un territorio in cui questo è ancora più evidente, che la dimensione della rete è l'unica prospettiva di sviluppo delle nostre piccole imprese. Lo sviluppo delle reti di impresa è l'unica possibilità che la piccola impresa ha per resistere sul mercato, per svilupparsi pur rimanendo piccola. Però anche qui occorre un cambiamento culturale, occorre accogliere questa sfida che implica un cambiamento, un aprirsi, un rischiare, una collaborazione, una partnership, mettersi in contatto chi, guardare, osservare e imparare, portare il proprio contributo in un progetto comune. È un cambiamento che la realtà chiede, ci chiede e che dobbiamo assolutamente fare. Da questo punto di vista, lo strumento della fondazione è uno strumento veramente importantissimo e ringrazio veramente dell'opportunità che abbiamo sul territorio di avere uno strumento così, perché va a coprire un buco che non copre nessuno, perché oggi abbiamo una situazione di oggi chi può finanziare e sostenere degli start-up aziendali di giovani oppure di disoccupati che non riuscendo a ricollocarsi vogliono ripartire con delle piccole attività? Chi? Le banche non lo fanno, non possono farlo, non sono in grado di sostenere questo rischio. Ecco, c'è uno strumento di finanza sociale che può sostenere questo rischio, dando la possibilità a delle persone che vogliono mettersi in gioco di avere un punto di riferimento perché il proprio progetto possa crescere. Startup di giovani, startup di disoccupati di lunga durata, oppure progetti di sviluppo di piccole realtà, dove magari c'è un'idea molto innovativa, però non ci sono garanzie, non ci sono coperture, c'è un rischio elevato dell'operazione, però ci sono delle possibilità. Chi lo sostiene?
quando tanti si riempiono la bocca di operazioni di equity, di venture capital, qui parliamo, cioè